pastorelli di Fatima, Francisco e Giacinta Marto, sono santi. Papa Francesco ha infatti letto la formula canonica che li scrive nel registro della Chiesa che raccoglie tutti i santi. Lo ha fatto nella messa davanti al santuario che ricorda le apparizioni cominciate il 13 maggio del 1919, alle quali assistette anche la cugina Lucia. I due piccoli veggenti erano stati beatificati da Papa Wojtyla sempre a Fatima in Portogallo il 13 maggio del 2000. Francisco e Giacinta sono i primi bambini santi non martiri della Chiesa. Nati ad Agliustrel, a meno di 2 anni di intervallo l'uno dall'altro, i due fratellini muoiono poco tempo dopo le apparizioni nel 1919 e nel 1920. Esattamente come la Vergine aveva loro preannunciato ad un mese dalla prima apparizione, dicendo ai tre ragazzi: Giacinta e Francesco li porto via tra poco, ma tu, Lucia, resti qui ancora per qualche tempo. La Chiesa Cattolica riconobbe per la prima volta nella sua storia di 2000 anni l'eroicità delle virtù e la maturità della fede dei bambini non martiri per decreto di Giovanni Paolo II il 13 maggio del 1989, che ha aperto un precedente al riconoscimento di santità dei due pastorelli. Tantissima, come vedete dalle nostre immagini in esclusiva, la folla che ha voluto sottolineare l'importanza e l'affetto legati a questo evento. Tanti gli italiani, e tra l'altro presente anche una delegazione torinese della Croce Rossa, che ha assistito all'evento insieme alla delegazione dei colleghi della Croce Rossa portoghese. Sobre cada uno dos desertados e infelices que embobaron al presente. Dopo la veglia di venerdì con la suggestione di 600.000 candele accese nella notte a dimostrazione dell'attaccamento dei portoghesi e non solo al messaggio di Fatima, la cerimonia di canonizzazione di Giacinta e Francisco Marto nella spianata davanti al santuario per la messa che Papa Francesco ha celebrato. Nelle immagini la calorosa accoglienza al pontefice davanti a oltre 500.000 di persone.